Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti quanti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci presenta uno dei segni operati da Gesù, quello della distribuzione dei pani, che è raccontato ben 6 volte nei Vangeli. Vuol dire quindi che è un segno al quale la comunità cristiana primitiva ha dato una grande importanza. Il titolo con cui è presentato nelle nostre Bibbie è la moltiplicazione dei pani. Questo titolo va tolto perché ci porta lontano dal vero messaggio che ci viene comunicato dall'Evangelista. Non c'è alcun cenno a moltiplicazione di pani in nessuno dei 6 racconti. Si dice che Gesù, per dare da mangiare a molti con pochi pani, li avrebbe moltiplicati. Gesù ha semplicemente preso ciò che gli era stato consegnato, che era tutto ciò che quegli uomini avevano a disposizione, e poi li ha consegnati ai discepoli perché li distribuissero alla folla. E quei pani sono stati sufficienti, anzi abbondanti, per nutrire la fame di tutti coloro che stavano seguendo Gesù. Non c'è alcun cenno a moltiplicazione, semplicemente si dice nel testo evangelico che quel pane che è stato consegnato a Gesù è stato più che sufficiente per sfamare tutti. Quindi, proprio per comprendere il significato del brano evangelico, è importante non parlare di moltiplicazione. Del resto, se noi lo prendiamo come tradizionalmente è stato inteso, questo episodio suscita molti interrogativi a cui è davvero difficile rispondere. Conosciamo tutti il postulato di Lavoisier, la legge della conservazione della massa: nulla si crea, nulla si distrugge, e quindi Gesù avrebbe creato del pane. E questo il Vangelo non ce lo dice che è stato creato del pane in quel momento, ma non solo, avrebbe dovuto compiere 6 atti creativi, perché in quei 6 racconti della distribuzione dei pani non ce ne sono 2 che siano d'accordo, e ci sono molte differenze. Se fosse un reportage dovrebbero essere 6 episodi diversi. Difatti il luogo in cui è collocato questo segno è diverso. Un evangelista dice che era il deserto, l'altro ci dice che c'era un prato con erba verde. E poi numeri, uno dice 7 pani, uno 5 pani e 2 pesci, uno dice che
sono avanzati poi 12 cesti di pane, l'altro dice che erano 7 sporte, erano 5.000 uomini, 4.000 uomini, e poi anche la domanda, ma dove sono andati a prendere quelle 12 ceste per mettere dentro i pani? Le avevano portate vuote? Come reportage crea molte difficoltà questo episodio. E aggiungerei anche che non avrebbe molto da dirci, perché ci porremmo anche noi tante domande. Se Gesù ha moltiplicato dei pani, come mai non ha continuato a fare questo prodigio? Non ha insegnato anche a noi, non ha dato anche a noi questo potere per risolvere il problema della fame nel mondo con miracoli? Lo dovrebbe fare tante volte, così nessuno più avrebbe fame. E quale papà, avendo la possibilità di sfamare tutti i suoi figli, non lo farebbe? Ecco, sono le difficoltà che nascono se questo episodio non è interpretato nel modo corretto. Si tratta in realtà di 6 letture teologiche diverse dallo stesso racconto, ed è un brano che si collega con la celebrazione autentica dell'Eucarestia, come vedremo. In questa festa ci viene proposto proprio per aiutarci a comprendere le implicazioni che ha nella vita di ogni giorno il fatto di celebrare un'Eucarestia autentica. Cambia la nostra vita, il nostro rapporto con i fratelli e con le realtà di questo mondo. Come reportage, dicevo, crea tanti problemi questo racconto. Se invece lo prendiamo come una parabola attraverso la quale l'Evangelista ci vuole comunicare un messaggio importante riguardo alla gestione dei beni di questo mondo, affinché non solo ci sia un alimento di vita abbondante per tutti, ma ce ne sia davvero in grande abbondanza. Del resto, se il Padre del Cielo ha collocato i suoi figli in questo mondo, non era per far loro patire la fame, ma perché avessero una vita degna da figli di Dio. E quindi i beni di questo mondo devono essere più che sufficienti, e in questo racconto Gesù ci dice come vanno gestiti i beni di questo mondo. Vediamolo allora, il contesto in cui è collocato. Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire coloro che avevano bisogno di cure. Il contesto, quindi, è quello della proposta del regno di Dio. Le persone hanno ascoltato la parola del Maestro, ma ci chiediamo, questo messaggio di Gesù ha qualche implicazione sulla vita concreta o riguarda solo il paradiso futuro? Com'è il regno di Dio? Tocca questo mondo? Il messaggio evangelico è per creare un mondo nuovo qui, oppure per vivere nel dolore qui per poi andare in paradiso? Sarebbe quello poi il regno di Dio. E il regno di Dio in questo mondo pioverà prodigiosamente dal cielo, oppure con il suo messaggio Gesù ci insegna a costruire il paradiso qui, il paradiso terrestre qui? Ecco, questo è il tema al quale il brano evangelico di oggi intende rispondere. Noi lo consideriamo una parabola e cercheremo di cogliere il messaggio. Il giorno cominciava a declinare, e questo è un messaggio che l'Evangelista Luca ci dà, perché è l'ora in cui nelle comunità primitive ci si riuniva per celebrare l'Eucarestia, proprio al tramonto del sole, quando i cristiani interrompevano il lavoro della loro giornata. E i 12 si avvicinano a Gesù.
Gesù ha parlato per tutta la giornata del regno di Dio e adesso la giornata è giunta al termine. I discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: congeda la folla perché vadano nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo, perché qui siamo in una zona deserta. Ci sono due problemi. Il primo è quello di trovare cibo. Il secondo, che è proprio di Luca, è di trovare alloggio. Sono due problemi vitali. C'è la fame materiale e poi una fame spirituale. Il cibo, anzitutto, non è soltanto il problema del pane, quello per lo stomaco, ma quando parliamo di alimento per una vita realmente umana, non basta il pane per lo stomaco, noi abbiamo fame di tante altre cose e affinché la nostra vita sia sazia, sia piena, tutta questa fame deve essere saziata, la fame di affetto, la fame di amicizia, di comprensione, la fame di sapere, la fame di giustizia, la fame di Dio, la fame che esige una risposta al senso della nostra vita. Ecco, tutti questi sono i molteplici bisogni che possiamo mettere sotto il nome di fame, e questa fame deve essere saziata. Appartiene al nostro essere umano questa fame, e Dio ha messo a disposizione i beni di questo mondo, tutta la realtà di questo mondo, proprio per saziare la fame, e quindi è tutto l'universo che è un alimento che deve saziare la vita umana. Questi beni però vanno gestiti secondo il disegno del Creatore. Questa quindi è la fame, ma c'è un altro bisogno che gli uomini hanno e che viene presentato da Luca, quel alloggiare, non soltanto mangiare, ma essere accolti. C'è il verbo kataluo in greco che indica il trovare riposo. Per esempio, viene impiegato quando Gesù entra nella casa di Zaccheo e si dice che è andato kataluein, a trovare riposo. Ecco, la pancia piena soddisfa l'animale, ma non l'uomo. All'uomo non basta la sazietà materiale. Ha bisogno che questo alimento di vita avvenga in un contesto di accoglienza, in un incontro di amore con il fratello. Ecco questi due bisogni che l'uomo ha: l'alimento e poi questo alimento che avvenga in un contesto di uno scambio di amore con i fratelli. Allora la vita umana si realizza davvero in pienezza. Adesso, come saziare questi bisogni che appartengono alla nostra natura umana di figli di Dio? Come Dio ha voluto che questi bisogni, questa fame di vita, fosse saziata? I discepoli fanno la loro proposta. Tradotta in un linguaggio molto crudo, ognuno si arrangi. Vadano nelle campagne, nei villaggi dei dintorni e cerchino da mangiare. Cerchino alloggio, trovino cibo. E come fanno quando arrivano nei villaggi? Devono presentare il loro bisogno a chi ha l'alimento e comperare. Eccolo. Questa è la logica del mercato, la logica inventata dagli uomini. In realtà, noi non è che possiamo vivere trattenendo quello che noi abbiamo. Moriremmo tutti. Noi abbiamo del cibo con il quale alimentiamo i nostri fratelli, e sono tutti i doni di vita che noi abbiamo. Se li tratteniamo per noi stessi, non riusciamo a vivere. Dio ha fatto le cose bene e la vita dell'umanità si realizza proprio in uno scambio di questi doni. Se ognuno si tiene ciò che ha in mano, si rattrappisce.
Ci vuole uno scambio di beni materiali, ma anche di beni spirituali, psicologici, affettivi, proprio perché la vita di tutti gli uomini sia piena. Qual è la logica introdotta dagli uomini? Poi vedremo se questa è la logica di Dio. Gli uomini hanno introdotto la logica del mercato. Si considerano padroni dei doni che hanno, ma che non avevano, perché prima non erano in questo mondo. Quando sono arrivati in questo mondo sono carichi di doni, e questi doni non sono loro, sono di Dio. Bene, che cosa fanno gli uomini che hanno introdotto la logica del mercato? Invece di pensare che questo alimento deve essere consegnato al fratello e quindi che ci deve essere uno scambio di doni in modo che ci sia vita per tutti, si considerano padroni e cominciano a negoziare questi doni. E qui tutto viene poi commercializzato. Si scrutano i bisogni dell'altro e poi si dà il dono per avere un compenso. Questa è la logica del mercato, ma nella logica del mercato i bisogni sono benedetti perché se aumenta la fame, i beni che io possiedo aumentano di valore e io posso alzare il prezzo e arricchire. Questa è la logica del mercato. Ma proviamo a chiederci se questa logica del mercato crea un paradiso terrestre o crea una valle di lacrime, perché noi lo sappiamo molto bene che la società fondata sul commercio, guidato dalla legge del mercato, dà origine a quella società che noi ben conosciamo, quella in cui chi riesce a commerciare bene ed è ricco e là diventa più ricco proprio scrutando i bisogni del fratello, e più l'altro è nel bisogno più io posso aumentare il prezzo. E questa è una valle di lacrime che noi costruiamo, non un paradiso terrestre che è quello che è nel disegno di Dio. In realtà è esattamente quel pianto e stridore di denti in cui vanno a finire coloro che non accolgono la veste, l'abito della festa di nozze, quell'abito che è indossato da coloro che accettano non di farla da padroni, ma di essere ospiti al banchetto del regno di Dio. E chi è ospite non è che può accaparrarsi i beni di questo mondo. Chi è ospite sa che è un invitato e che non può sottrarre ai fratelli i doni che Dio ha messo a disposizione della loro vita. Nella logica del mercato nasce la lotta per l'alimento e cessa di essere segno di comunione allora il pane, ma è un motivo di conflitti. Del resto in ebraico lechem, pane, viene dalla radice laham, che vuol dire combattere. Milchama è la battaglia, la lotta per l'alimento di vita. Se non entra la logica, che è quella dell'amore, quella del vedere il bisogno del fratello per consegnargli i doni che Dio mi ha messo a disposizione, ma io scruto i bisogni del fratello per sfruttare il suo bisogno e per arricchire, allora si crea il pianto e stridore di denti, non il paradiso terrestre. E torniamo al racconto evangelico. Secondo la proposta dei discepoli, ognuno si deve arrangiare. Che cosa accade se si devono arrangiare? Che devono correre dal villaggio e cercare l'alimento che risponda al bisogno che loro provano. E allora c'è qualcuno che ha i soldi, qualche altro che non li ha perché è povero. Poi c'è qualcuno che ha le gambe buone, quindi corre, arriva per primo e prende tutto quello che riesce ad arraffare. L'altro magari è malato, arriva dopo. E poi c'è qualcuno magari che ha delle conoscenze, sa a chi si deve rivolgere, chi invece non ha nessuno e quindi si perde.
Bene, queste sono le conseguenze che sono presentate proprio in questa parabola evangelica che ci vuole invitare a comprendere qual è il disegno di Dio sui beni di questo mondo affinché si costruisca qui il regno di Dio, cioè quell'umanità nuova, quel mondo nuovo che Cristo ha introdotto nella nostra realtà. Gesù risponde ai discepoli: voi stessi dovete dare da mangiare. Quindi viene escluso il nostro comperare, il nostro vendere. Non è questa la soluzione che Gesù accetta. E questo è un metodo che viene dalla logica degli uomini. La risposta dei discepoli, visto che è andata male la loro prima proposta, ognuno si arrangi, questo non entra nel progetto di Dio, nel progetto del Creatore. L'abbiamo inventato noi uomini ed è causa delle guerre e dell'ingiustizia. Gli rispondono: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. I numeri sono simbolici. 5 più 2 fa 7, è tutto l'alimento che noi abbiamo a disposizione. La proposta di uno scambio di amore sembra bella, dicono i discepoli, ma le risorse sono poche, non bastano, quindi ognuno deve cercare di sopravvivere lui, non pensare agli altri, perché non c'è alimento sufficiente per saziare quella che è la fame di vita degli uomini. Quindi il dubbio è che possa bastare per tutti. Continuano i discepoli dicendo: possiamo forse andare noi a comperare del pane per tutta la gente? C'erano 5.000 uomini. Fanno una seconda proposta: andare noi a comperare, cioè mettiamo insieme un po' di soldi e andiamo a comperare, poi distribuiamo noi questo alimento. È la logica dell'elemosina. L'assistenzialismo risolve il problema, entra nel disegno di Dio, è la soluzione definitiva e ultima l'elemosina, cioè continuiamo con i nostri metodi, con la nostra logica di mercato, e siccome questa logica di mercato crea della miseria, ecco che i ricchi lasceranno cadere qualche briciola per i più miserabili. È questo il regno di Dio, il mondo che Dio ha sognato nella sua creazione? La risposta è no, non crea il regno di Dio, non fa nascere un mondo nuovo l'elemosina. È una cosa buona in questa situazione di peccato creata dai nostri criteri. Direi è una toppa necessaria, ma bisogna andare avanti e costruire quel regno di Dio secondo il messaggio che Gesù ci dà nel suo Vangelo. Lui ci rivela il disegno di Dio e ci invita a costruire questo mondo nuovo in cui ci sia pane, alimento a sazietà per tutti, sovrabbondante. Ed ecco allora che c'è l'intervento di Gesù. Il gesto di Gesù che dice: fate adagiare a gruppi di 50. Il richiamo è a una comunità organizzata, quella che viene ricordata nel libro dell'Esodo, in cui vengono citati proprio questi numeri, in Esodo 18. La comunità deve essere organizzata in modo tale che possano essere colti i veri bisogni delle persone, e vedendo i bisogni, chi ha accolto il messaggio di Cristo possa saziare la fame di tutti. Gesù dice: fateli adagiare. C'è il verbo kataklinein in greco, che è usato 5 volte soltanto da Luca. Significa fateli sdraiare. È esattamente questa la posizione che veniva presa dalle persone libere che si sdraiavano a mensa. E qui va sottolineato ciò che Gesù intende far capire. Coloro che sono discepoli di Cristo adesso assumono l'atteggiamento del servo
che si mette a servire, a dare alimento a coloro che sono sdraiati. Ogni discepolo di Cristo deve considerare il bisogno del fratello come quello di un padrone al quale lui deve umilmente e in ginocchio andare incontro, mettendo a disposizione tutti i doni che Dio gli ha collocato nelle mani. I poveri, quindi, gli affamati, i bisognosi, ma tutti siamo poveri, tutti siamo bisognosi, perché tutti dobbiamo avere, sentiamo il bisogno di ricevere l'alimento che i fratelli hanno a disposizione. Dio ha fatto le cose bene, perché così ci obbliga ad amare, a consegnare i doni per la vita dell'altro. E difatti i discepoli ascoltano, i veri discepoli che sono rappresentati qui, fanno adagiare cataclinein tutti quanti. E che cosa fa Gesù? Prende i 5 pani e 2 pesci, che sono tutto ciò che la comunità può mettere a disposizione. Alza gli occhi al cielo e recita la benedizione. Questi gesti sono importanti nel loro significato. C'è il rendimento di grazie, che significa riconoscere che il pane, l'alimento di vita, viene dal cielo. Il fatto di rivolgere gli occhi al cielo e benedire vuol dire riconoscere la sorgente di tutto l'alimento di vita. Viene dal cielo, viene da Dio. Nessuno può considerarsi padrone di questo alimento che deve essere consegnato ai fratelli. Bisogna riconoscere che il pane non è nostro. Non siamo noi gli organizzatori del regno di Dio e della festa. Noi siamo i commensali e dobbiamo soltanto accogliere questo disegno che riusciamo a cogliere, proprio rendendoci conto che noi siamo arrivati in questo mondo e non siamo i padroni, noi siamo ospiti. Salmo 24. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Ecco, mi viene in mente quell'epoca della morte di Dio, quella in cui si pensava che gli uomini, per poter essere uomini pienamente se stessi, dovevano eliminare Dio. Ma se noi eliminiamo Dio, eliminiamo questo sguardo al cielo, quindi riconoscere che non siamo padroni ma ospiti invitati al banchetto, ci chiediamo su che cosa possiamo basare l'affermazione che non possiamo accaparrarci i beni secondo la nostra abilità. Chi ci può impedire di commerciare i doni che abbiamo ricevuto, di metterli in vendita al miglior offerente, scrutando il bisogno, e più c'è bisogno più siamo contenti, così aumentiamo il prezzo, quindi sperare che il bisogno aumenti? Ecco, chi ce lo può impedire se non entriamo in questa logica che c'è un padre del cielo, che c'è il vero padrone e che noi siamo soltanto ospiti, siamo i suoi figli e quindi dobbiamo entrare nella sua logica, non inventarci noi la nostra. Che cosa fa Gesù? Li spezza quei pani, li consegna ai discepoli perché li distribuiscano alla folla. Ecco, non è il pane in se stesso che rende possibile questo miracolo. Eccolo il miracolo. Che ci sia pane, alimento di vita, di ogni bisogno, quindi saziato, e che sia pane, alimento abbondante. Questo è possibile se si accetta la logica dello scambio di doni dettato dall'amore, da quella vita divina che ci rende tutti fratelli, figli dell'unico Padre. E quindi devono uscire di scena le leggi feroci del mercato e deve entrare nella storia la logica dell'accesso gratuito a tutti i beni essenziali alla vita. E difatti tutti mangiarono a sazietà. Eccolo il miracolo. Il miracolo non è fatto dalla moltiplicazione. Il miracolo è fatto
tutto e deve accadere dall'accoglienza della proposta che Gesù ha fatto, non la logica del mercato, ma la logica dell'amore dei figli di Dio. Allora che cosa ha fatto Gesù? Non è che ha moltiplicato i pani, ci ha insegnato a usare bene la realtà, l'alimento di questo mondo, e quindi ci ha insegnato a compiere noi il miracolo, perché di miracolo si tratterebbe se la fame di ogni uomo fosse saziata. Sarebbe il più grande prodigio, perché sarebbe il paradiso terrestre in questo mondo, prodigio più grande, difficile immaginarlo. Ma non è che lo ha fatto Gesù moltiplicando quei pani quel giorno, ci ha insegnato a compiere noi questo miracolo oggi. Un altro messaggio importante: i pezzi avanzati che sono raccolti, lo spreco dei beni, dell'alimento, del cibo di vita deve essere evitato, non si possono sprecare i doni di Dio. Pensiamo, un terzo del cibo prodotto che viene sprecato, le risorse che vengono impiegate per prodotti perfettamente inutili, che sono imposti dalle mode, non per rispondere ai bisogni primari dell'uomo, ma a bisogni indotti, per cui si sprecano risorse che potrebbero essere impiegate per cose ben più serie, ben più importanti. Noi siamo in un modello economico dove il superfluo è diventato necessario, per cui sprechiamo cibo, acqua, energia. Pensiamo agli armadi pieni di vestiti che magari indossiamo soltanto una o due volte in un anno. Questi sono degli sprechi. Pensiamo al telefonino che cambiamo non perché si è rotto, ma perché ne è uscito un modello più recente. Oppure pensiamo a come utilizziamo a volte solo una piccola parte delle cose che compriamo. Entriamo nella stanza di un bambino, verifichiamo quanti giochi noi vediamo in quella stanza. E per quante volte il bambino li ha adoperati, forse una o due volte dopo che gli sono stati regalati, poi sono ammucchiati lì. Questo è spreco. E pensiamo a quello che troviamo nei cumuli di rifiuti, che tante volte fatichiamo proprio a smaltire. Sono oggetti che ancora funzionano molto bene, ma sono fuori moda. Ecco, noi direi che ci ingozziamo di cose, ma la soddisfazione che ci danno queste cose materiali dura soltanto un momento, poi abbiamo bisogno subito di aggiungerci qualcosa d'altro. E adesso colleghiamo questo messaggio di questa parabola che viene presentata per ben sei volte nel messaggio evangelico, proprio per sottolinearne l'importanza. Come si usano i beni di questo mondo, riconoscendo che sono di Dio, non sono nostri, e devono creare amore in questo scambio di attenzione al bisogno del povero. In questo scambio noi ci accorgiamo come è il povero che ci salva, altrimenti noi ci ripieghiamo su noi stessi, ma il bisogno del povero ci richiama a compiere l'atto di amore che è la consegna della nostra stessa vita per la vita del fratello. Questo è ciò che ci propone il Vangelo di Gesù. E adesso viene l'Eucarestia. Cosa c'entra l'Eucarestia in questo messaggio? Il problema del pane materiale è strettamente legato alla celebrazione di un'Eucarestia autentica. Che cosa ha fatto Gesù in quell'ultima cena? Contempliamo il suo gesto. Prese del pane e ha detto: questo sono io. Prendete e mangiate. Le devozioni che sono entrate nella vita, nel rapporto con l'Eucarestia, tante volte ci hanno portato lontano e ci hanno fatto dimenticare il significato unico che ha questo segno compiuto da Gesù durante l'ultima cena.
Gesù durante quell'ultima cena ha detto ai discepoli: questo è il segno che vi presenta tutta la mia vita. Cos'è stata tutta la mia vita? Se avessimo dovuto inventarlo noi, un segno che ci ripresentasse tutta la storia di Gesù, chissà cosa avremmo inventato. Gesù ha scelto come sintesi di tutta la sua vita il pane. Ha detto: questo sono io, pane. Tutta la mia vita è stata pane donato, non venduto ai bisogni dell'uomo, ma pane donato, vita donata. Neanche un briciolo di questa vita, neanche un istante del suo tempo, Gesù ha trattenuto per sé. È stata tutta un dono per i fratelli. Che cosa dice Gesù dicendo: questo sono io? Non dice: mettetevi ad adorare questo pane di vita che sono io. Dice: prendete e mangiate, cioè assimilate questa proposta di vita che è stata la mia. Se mangiate quel pane, voi accogliete me nella vostra vita e quindi voi accogliete la logica nuova che porta alla costruzione del paradiso terrestre in questo mondo, perché ogni mio discepolo che mangia questo pane è disposto a essere completamente pane di vita come io sono stato. Non è stato un prodigio di moltiplicazione dei pani. Ci ha insegnato Gesù a come costruire una vita di amore autentica, e chi si accosta al banchetto eucaristico, chi mangia quel pane, accetta di entrare in questa logica che è la logica dell'amore. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.